Nulla di fatto sul riordino delle province pugliesi. L'osservatorio regionale ha preso ancora tempo ed è pronto ad avviare una nuova ricognizione su funzioni, personale e risorse necessarie agli enti da sciogliere in base alla legge Delrio. Secondo una prima stima degli uffici regionali, ci sono 400 lavoratori a rischio sui 2.860 totali toccati dalla riorganizzazione nazionale. Ognuno degli enti provinciali dovrà predisporre un piano ad hoc. La regione incontrerà separatamente le province dal 16 al 20 febbraio per stilare la lista della spesa. Il conteggio dovrà tener conto dei tagli del governo centrale, il 50% in meno degli organici e dei fondi per le province, il 30% per la città metropolitana di Bari. Dopo la ricognizione, la Regione Puglia potrà approvare la legge quadro sul nuovo assetto territoriale all'esame delle commissioni. Il monitoraggio in realtà doveva concludersi entro fine gennaio e sul punto l'UPI, il sindacato delle province, ha lanciato l'allarme. Immaginiamo che ci sia necessità di un provvedimento ponte nelle more dell'approvazione della legge regionale, perché determinerà già nei prossimi mesi l'incapacità delle province al pagamento degli stipendi ed attiviamo un percorso drammatico, perché cominciano a serpeggiare tra i lavoratori ipotesi di priorità o meno rispetto a chi lavora nella dotazione organica, a chi lavora nelle società partecipate o in quelle imprese che svolgono servizi per conto delle province.